Ok, accesa. Ragazzi, ufficiale, mi sono rotto il c***o di stare a Milano, fa troppo caldo e quindi si parte, si prende un volo a caso subito e si vola domani, vai, vai. Primo volo, Minorca, domani alle 12.55. 55? 12.15, 12.15. Minorca, Parigi, a caso completamente, oh. Ho già caldo. Data della prenotazione 9 agosto, c'è scritto qua, 9 agosto. E volo ufficialmente 10 agosto. 10 agosto. È ufficiale. Si va. Via. Come prima tappa ho scelto proprio Minorca. Perché? Perché c'è Jacopo, mio vecchio caro amico e mentore di vita, che ha iniziato qua a lavorare da pochi mesi, anzi da poche settimane. Ha aperto un piccolo bistrò che voglio andare a vedere. Soprattutto lui non sa nulla di tutto ciò. Ah, e tra l'altro gli ho preso anche un amaro Montenegro che non fa mai male, eh. Lui è amante degli amari. No, apri tra un po', caro. Vediamo che faccia farà, Attenzione. Ma la mortadella ce l'avete? Oh, mortacci! Ce l'ho fatta, cazzo! Is dark and the moon is the only light we'll see. No, bagnetto sereno a cala lì, non mi ricordo il nome, cala serena, mega scogliera, vai con i tuffi, vai sereno. Ho più paura di perdere la GoPro che di tuffarmi, quindi 3, 2, 1, vai col tuffo. Madonna. Forse mi sono perso, ma forse. Cioè più o meno so dove sono. Solo che queste sono tutte case, ville, e mi sa che sono proprietà private. To tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry. Just as long as you stand by me. And darling, mortadella, mozzarella di bufala e pomodorini secchi. Grazie. Prego. Ed eccoci qua in aeroporto. Allora vai con la seconda tappa, Parigi completamente a caso. Siamo quasi, ragazzi, siamo quasi. Ragazzi, eccola, ufficiale. Poi domattina lascio in cima. Lascio al volo giù le robe in hotel e poi con una bella corsetta vi faccio vedere un po' di kick al volo. Vai. Buongiorno amici, siamo arrivati ufficialmente sotto la Torre Eiffel, eccola lì. Ci siamo. Si conclude qua questa avventura. All'inizio ero titubante a partire da solo, ma se avete anche voi paura di partire da soli, non vi preoccupate. Meglio partire da soli che non partire proprio. Sicuramente distrutto, sicuramente con meno soldi sul conto, ma sicuramente contento. Contento di non aver buttato il mio tempo, contento di aver fatto nuove esperienze, visto nuovi posti. Come dice Surri, non c'è più tempo, ragazzi. E niente, noi ci vediamo nella prossima avventura, sempre qua su Tia Mossica. Mon cœur qui bat.